Ciao a tutti, bentornati con una volta su Indie Gameplay Gita. Oggi siamo su Tourney, un gioco in uscita il 4 di novembre. Lo sto provando poche ore prima del rilascio, quindi non so dirvi il prezzo, ma quando vedrete il video il gioco sarà già uscito da un po'. Purtroppo stanno uscendo troppi titoli ravvicinati e si vedono in video quando purtroppo riesco a portarli. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un gioco dove dovremo costruire una sorta di giostra medievale. Noi siamo a capo di una casa nobile e dovremo poi andare a puntare tutto sul nostro campione. Abbiamo due campagne, sharpshooter e un singolo scenario, oppure la main campaign. Iniziamo, selezioniamo la nostra casa. I nomi sono impronunciabili, non c'è l'italiano. Facciamo la Ivanhoe. Si basa in Rotherwood, England. Ok. I Roberts, boh, vediamo. Anche i Pendragon, però. Camelot. Prendono 10% di danno totale che nei normali eventi. Vabbè, iniziamo come i Pendragon. Dai, ci sta. Vediamo un attimino cosa ne consiglio. Ah, sei qui. Il mio nome è Percival Fontainebluster. Dalla banca d'acciaio. Sono qui per informarti che tuo zio ha deciso di partire per il mare e diventare un pirata. Sembra che tu abbia ora la sua casa. Congratulazioni, sono sicuro. Fammi vedere quello che hai ereditato. Sembra una impressionante, diciamo, villa, insomma, terreno, appezzamento, insomma. Quindi non essere troppo eccitato, troppo felice. Mi dispiace di dire che tuo zio ha costruito, si è guadagnato parecchi debiti con noi. Così abbiamo venduto tre dei suoi possedimenti. No, dei possedimenti, hanno venduto questa parte qui. Il dock, il magazzino del porto e la farm di maiali. Va bene. E questa terra qui, ok, è questa e anche questa. Ci hanno venduto praticamente tutto. Mi è rimasto qualcosa. Anche sfortunatamente il tuo castello è ora tecnicamente nostro. Veramente l'unica terra che ti è rimasta è, fammi vedere, ah sì, Filthy Fields. Ok, divertiti. Ah, per favore esci prima dalla mia proprietà. Va bene, abbiamo ereditato questo campo qui. Ah, benvenuto, sono Plip, the Squire. The Squire non so cosa sia, credo sia un servo. Fammi vedere che lo stalliere, insomma, una roba del genere. Sono qui per farti vedere il tuo campo. Quanto sei fortunato a possedere un campo così. Sembra Field Collection, non so cosa sia. Potremmo ospitare un piccolo torneo per celebrare la tua eredità. Potrebbe essere un piccolo avvio di un reddito. Va bene. Ciao e benvenuto al tuo torneo. Lasciami un momento che ti mostro come fare. Per prima cosa guardati intorno. Muovi la camera con WASD per ruotare Q ed E. Puoi zoomare usando il mouse centrale. Prova a muoverti e ruotare la camera. Ok, ci muoviamo così. Zoom e zoom in e zoom out. La rotazione, non male. Ok. Grande. Ora costruiamo qualcosa che tu probabilmente, di cui tu avrai probabilmente bisogno. È una locale medico, insomma, una chirurgia. Quando un cavaliere si fa male, vanno a visitare il surgeon, l'infermeria, e che li rimetterà insieme. Fortunatamente è stata offerta gratuitamente, quindi dobbiamo premere qui, selezionare surgeon tent e la posizioniamo. Possiamo ruotarla? No. L'ho messa così, ma mi spiega come ruotarla. Qualche volta posso mettere in pausa. Ok, perfetto.
Puoi premere la barra spazzatrice per fermare il tempo e l'orologio che c'è in alto di là ti mostra anche quanto tempo è trascorso nel giorno. Quando apri il treno, ok, quando arrivi alla X il tempo finisce, ok. Quando torna al centro, ok. Hai bisogno di invitare qualche cavaliere dalla nostra casa. Possiamo mettere loro in tende di comodo, insomma. Puoi vedere la lista dei tuoi cavalieri, invitarli dal menu della casa. Puoi aprire il menu usando il mouse button in cima. Ok. Ah, questi sono tutti i pendragoni nostri. Ok, possiamo invitarli. Uther Pendragon. Non c'è Arthur Pendragon. Volete non invitare Arthur? C'è il Arthur. Invita ospiti. Allora, buona scelta, se posso dirlo. Come prossima cosa, possiamo mandare alcuni inviti per alcuni nostri cavalieri ospiti per venire a competere costruendo il locale degli ospiti. Sfortunatamente, ho sentito che se era not appearing in this game non sarà disponibile. Ah, ok. Il signore non apparirà in questo gioco, non sarà disponibile per quest'anno. Invita i cavalieri piazzando 5 tende dal menu di costruzione in basso. Ok, quindi andiamo qui, possiamo costruire le tende e possiamo costruirne 5. La cosa che mi sfugge è come cacchio si fanno a ruotare. Ah, con lo spazio. Ah, ok, perché da lì entravano. Vabbè, dai, le piazziamo così. Una. Due. Facciamo così. Due. Così. E ci sono anche i bagni poi da mettere. Vabbè, intanto mettiamo anche questa. Una, due, tre. Dobbiamo metterne cinque, ha detto, no? Fatto. E cinque. Ok. Ok. Fa soldi. Penso che la cosa principale da fare oggi sono i soldi. Ho acquistato l'ultima. No, ho portato l'ultimo oro presente in casa. Puoi vedere quanto ce n'è rimasto in basso a sinistra. 600, ok. Per fare più soldi hai bisogno di mettere giù dei negozi dove puoi vendere birra, cibo, souvenir ai visitatori. Penso che dovresti pagare per un posto per piazzarlo, scusate, vicino all'ingresso. Piazzando vicino all'entrata i visitatori possono vedere immediatamente, ok. Costruisci un vagone della birra o Grost, Carpenter o Blacksmith. Quindi dove lo costruiamo? Qui. Facciamo il beer wagon. Beer wagon. Lo piazziamo qui. Ok, dobbiamo piazzarli tutti? No. Open the ground e start the day. The ground pensavo fosse il terreno, ma in realtà il terreno nel senso del campo. Questo dovrebbe andare bene, penso che le cose siano quasi pronte, finisci con altre preparazioni che vuoi e possiamo iniziare il torneo. Posso suggerirti di costruire una justing list. È quello che vogliono vedere. Boh, vediamo che cos'è. Questo jousting list, ok, eccolo qua, parlo qui. Ma non ci sta. Ah, sì, non piace qui. Ci sta qui? Se lo vuoto così ci sta. Boh, piazziamolo, proviamo. Allora, jousting list. Ok, no, qua possiamo venderlo. No, ci ho cliccato sopra per sbaglio e questo succede ogni volta che premiamo sopra. Inizia un evento, iniziamo il torneo e penso che
una giostra iniziale sarebbe la cosa che farebbe iniziare la giornata con un bang. Allora, gli eventi, menu degli eventi è lì. Ok, questo. Intanto sono arrivati anche gli ospiti, stanno iniziando già ad accamparsi. Poi vedere chi è questo qui. Sir Cedric Ivano. Ah, è la casa che volevo scegliere prima. Poi è arrivato anche Alfonso du Beauregard. Ed è arrivato anche Big Coop. Vabbè, clicchiamo qua. Ah, posso schedulare, quindi pianificare un evento, quindi i vari scontri. Pianifica evento. Ah, posso andare a spettacolo. Noi abbiamo la nostra casata, speriamo che vinca uno dei nostri, perché figata, mi sono sempre piaciute queste cose. Quindi noi abbiamo praticamente 5 dei nostri. No, 3 dei nostri, scusate, che sono divisi qua. E vediamo cosa succede. E queste cose così a scontri mi hanno sempre entusiasmato. Va bene, quindi mo qua. Questo menu di quello che è positivo o negativo. Posso mettere in pausa? Sì. C'è Ser Digan Daskap contro Uther Pendragon. Posso iniziarlo? No, inizia già per conto suo. Ok, dai, vediamo se il nostro Pendragon ce la fa. Intanto sta arrivando il pubblico. Play Joust. Ok, giochiamo la giostra. Va bene, via. Ok, Ser Uther Pendragon è pronto a giostare. Eccolo lì, Uther Pendragon. Vai, ragazzo. Spettacolo. Dai. Have at you. Iniziano. Attenzione, vediamo. Sei. E Pendragon si è fatto secondo round. Ma sta piovendo, non la prendono benissimo. No, ci ha buttato giù lui stavolta. Scusate. Cedric Ivano. Ah, era già il turno dopo e Ivano l'ha battuto. Scusate, allora, Pendragon ha battuto. Ah, è una roba strana questa. Boh, vabbè, andiamo avanti, vediamo che non capisco. Vabbè, ha preso 30 di esperienza e va bene. Adesso vediamo, cerchiamo di capire perché vanno nella tenda dell'infermeria. Move building, posso girarlo giusto, ok, che mi dà meno fastidio. Adesso Pendragon ancora contro Alt, vediamo. Nedark. Non ci capisco molto. Allora, Nedark contro Pendragon. Ah, però sono tutti Pendragon, scusate. Arthur ha perso prima. Ok. Adesso stanno combattendo Nedark con Golding. Ah, ok, no, perché leggevo sempre Pendragon, ma in realtà Artù ha perso. Uther invece è passato. Dai, speriamo bene. Ora abbiamo Golding Pendragon contro quest'altro tizio che ha usato un'abilità, non so bene cosa, e ci ha buttato giù, mannaggia. Ok, si stanno già preparando gli altri, quello giallo e l'altro. Vedete che sono già sulla giostra, e qui non ci interessa perché non abbiamo nessuno della nostra casata. Andiamo avanti. No, 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 no. No, 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 no. Ok. No, ho cliccato qualcosa che non dovevo, mi sa. No, ok. Va bene. Bene, 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 bene. Vediamo come va avanti la nostra. Qui sono i punti del ranking. Spettacolo. E questo cos'è? Giulai, possiamo prendere anche. Dai, qui, questo è uno sconto che non di cui non ce ne frega niente. Ok, è pronto Uther Pendragon a sfidare il nostro. Allora, ripaga i tuoi debiti. Ah, sei qui. Scusa se ti interrompo, ma volevo solo farti sapere che tu attualmente dovremmo prendere il tuo campo per pagare i debiti. Scusa, abbiamo. Ripaga i tuoi debiti almeno 800 gold. Li ripagheremo, spero. Attenzione, questo è Uther Pendragon che si sta sfidando per la finalissima. Sta sfidando Cedric Ivano, è un grande eroe letterario, insomma.
Non abbiamo attualmente più nessuno della casata Pendragon perché Arthur è stato eliminato e Golding è stato eliminato, quindi questa, in questi ultimi secondi, è l'ultima speranza che possiamo per arrivare in finale con il buon Uther che viene steso e niente. Ouch, there are a lot of money. Questi sono tanti soldi. Ricorda che il miglior modo per fare soldi è con i negozi. Assicurati di fare negozi di souvenir come oppure di blacksmith o carpenteria e farai velocemente soldi. Un'altra cosa da tenere in mente è tenere il pubblico felice. Se sono soddisfatti arriveranno sempre di più. Puoi controllarlo da quella schermata lì. Ok, vediamo un attimo. Non ci sono molti posti e non ci sono toilette. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare una roba. La toilette costa 100 monete, ma ce la piazziamo. La piazziamo qui. E poi voglio piazzare un altro negozio di cibo. 200, dai, ci buttiamo 200 denari qui dietro. Così, via. Brutto che lo costruiscano subito, ma vabbè, ci sta, dai. Ok, e siamo pronti per la finale. E Ivano, che comunque ha battuto il nostro re, quindi è giusto che possa arrivare lui in finale. Si è fatto male. Adesso non riesco a capire, onestamente, ogni tanto mi si blocca il gioco, ma probabilmente clicco io su qualcosa che non va cliccato. E quindi devo capire come farlo ripartire. Allora, vediamo un po'. Ok, perché ripagare il debito ci vorrà un bel... Adesso abbiamo la finale. Ivano contro Eddard Denark. Questo lo stanno schiaffeggiando, ma in realtà lo hanno curato. Dai, siamo pronti per l'ultimo scontro. Ivano, a sto punto tifiamo Ivano perché comunque un eroe famoso e ha battuto il nostro Pendragon. E... e vince lui. Cedric Ivano ha vinto l'ultimo torneo, il giusto torneo. Bene. Cioè, vabbè, questa è poco professionale, però va bene. I poligoni sono un po' così, un po' di giochi inizio anni 2000, però va bene, dai. È originale l'idea, senza dubbio. Bravo, bravo. Questa è l'ubriachezza, i drink, il cibo... Allora, abbiamo finito la giostra, adesso vanno tutti a mangiare, vediamo se riesco a piazzargli lì qualcosa, magari per i souvenir o qualcosa. Ah, questo era da fare perché serviva a tenere la gente coperta dalla pioggia quando è iniziato a piovere e hanno iniziato a lamentarsi. Questi sono il carpentiere, questo è il fabbro che costa veramente troppo, questo sono decorazioni, questi sono i giullari, questo è il field collector. E questo è guard post. No, vabbè, vabbè, niente, dai. Non abbiamo abbastanza. Non capisco quanti guadagni abbiamo fatto con tutto questo. Però abbiamo fatto per bere, carpentiere. Boh, vabbè, vediamo se ce la caviamo così, senza... E questo così magro chi è? Ok, dai, fatemi un po' di soldi. Abbiamo 321 monete. Ok, 330. Adesso mangiamo un po'. Facciamo un po' di... beviamo un po' di birra. È veramente inquietante quel tizio lì, però. Comunque stanno mangiando tutti. Mangiano e vanno in bagno. È una grande festa. Cosa è piaciuto? È così incasinato ovunque. Non ci sono molti posti per acquistare souvenir. Non ci sono intrattenitori. Mi spiace, questo qua costa 90, lo facciamo intrattenere, vai, fai quello che devi fare. Sembra uscito direttamente dal Planet Coaster. Sì, però datti da fare, ciccio, perché... vediamo. 300, 422, dai, proviamo a accelerare un po' il tempo, dai, così... Diamo un'occhiata anche a... queste sono le casate che possiamo invitare. Qua all'inizio del campo...
Competizione, questo è le finanze, queste sono le finanze con i vari guadagni. Non so dirvi se il gioco uscirà in early access o completo, già finito. Mi sembra un po' scarno di contenuti, però a livello di edifici costruibili, però sarà da vedere andando avanti, perché poi non voglio giudicarlo adesso quando non siamo ancora alla fine della prima giornata, quindi continuiamo e finiamo il tutorial perché dobbiamo guadagnare 800 monete, adesso abbiamo un po' di gente, le giostre sono finite, tutti festeggiano, da un po' se ne andranno tutti e tireremo le somme. Tanto hanno lasciato tutto in giro lì sporco. Questo è Field Collector, è quello che dovrebbe tecnicamente pulire, quindi facciamolo pulire. Perché vedo che ci sono ossa. Queste ossa disegnate così mi ricordano tantissimo quelle che si vedevano nella Spada nella Roccia quando mangiavano quella, la coscia di pollo che veniva giù dall'osso proprio in modo netto. Faceva venire fame da picco. Va bene, intanto lui si sta dando da fare. Non so se poi lo pagheremo sempre costantemente o lo paghiamo una volta e poi lui lavora sempre. Essendo medioevo, non mi stupirebbe neanche che lo pagassimo una volta. Ok, abbiamo raggiunto 800. Quindi tecnicamente possiamo pagare il debito. Dovrebbe essere sufficiente per coprire le tue tasse, debiti di tasse. Never raise your holding back now. Ok, voleva bere prima di andare via. Ok, non abbiamo più debiti. Complete the day. Congratulazioni. E tutto è di nuovo a posto. Pensa che credo che i tuoi profitti rimanenti siano tutti tuoi. Non sono sicuro quanti soldi tu abbia dopo questo, ma dovresti spendere sviluppando i cavalieri. Se un cavaliere raggiunge il livello 3, sarà in grado di equipaggiare un più alto tier di equipaggiamento e dovrebbe essere superiore. Dovresti provare a tenerli tutti aggiornati. Ok. Buy tier 2. Come faccio ad acquistare il tier 2? Scusate, adesso io vado a vedere i miei cavalieri, io punto tutto su Uther perché comunque è quello che è andato più in là di tutti. Voglio vedere se riesco a cliccare su di lui. No, dovrei costruire una capanna del fab o una roba del genere, no? Che non riesco a capire come faccio ad aggiornarlo. Intanto qua. Ah, mi ha ruotato la visuale, mi fa vedere dov'è Uther. Eccolo qua, Uther Pendragon. Statistiche. Il progresso, quindi man mano sale di livello, posso scegliere uno di questi. Ok. Il gear, ok. Posseduto, posseduto, posseduto. Le pozioni, possiamo dargli delle pozioni. Ah, ho speso per aumentargli il gear. No, per aumentargli l'armatura. Posso scegliere di potenziare. Non ho abbastanza soldi, però. Ah, ho capito, ho capito. Stessa cosa Arthur con il gear. Posso spendendo dei soldi, 80, posso aumentargli l'armatura. Ok, spendendo così, ho capito. Ruotiamo la visuale, torniamo dove eravamo prima, perché sennò non riesco più a capire dove siamo. Ok. Acceleriamo il tempo così finiamo la giornata. Intanto continuiamo a guadagnare. Quindi tecnicamente Uther potremmo, continuo a ruotare vista visuale, l'armor potenzia e buy. Ok, acquistata. Lui ha un'armatura adesso più forte di tier 2, tecnicamente. Credo. Gear, all'armatura. Plate steel, ok. Possiamo aumentargli la lancia. Perché allora i giochi non sono finiti qui, è per questo che sto guardando un attimino. Perché si possono fare combattimenti a spade e anche gare di tiri con l'arco. Quindi non sono tutti qua gli edifici costruibili. Devo vedere un attimino come si fanno a sbloccare. Adesso acceleriamo un po' e ci ritroviamo magari alla fine della giornata se non succede nient'altro di interessante. Allarme, ho visto un ladro, uno che ruba, un ruffiano, un rapscallion, un borseggiatore, uno swindler, un farabutto, insomma lo stai chiamando in tutti i modi possibili. Ho
Ah, ho reso l'idea. L'ho visto girarsi qua intorno al torneo. Ho marcato lui per te. Puoi mandare una guardia per arrestarlo. Costruisci un guard post e manda il guardiano. Ok. Allora, non era finita qui. Prendiamo il guardiano. Abbiamo bisogno di 160 monete, però. Mi piacerebbe sapere però dov'è il ladro, perché dobbiamo arrivare a 160. Ok, ce l'abbiamo. Piazziamo la guardia. Le guardie le mettiamo qua, perché è giusto che... Ok. Arrest someone. Ma chi arresto? Dov'è che è il ladro? Scusa, fammi vedere dov'è. Eccolo lì. Allora, prendi lui, arresta someone, arresta lui. Vai. Vediamo che va ad arrestarlo. Io gli lancerei una bolas per bloccarlo. Però va come se avesse un palo. Le facce sono veramente brutte. Non ho capito ancora se sono animali o alieni. Comunque la grafica vista così da vicino è un gioco inizia nei 2000, però è un indie. Vai alla gogna. Senza neanche aprirla, ci passa con la testa. Bene, l'abbiamo arrestato. Continuiamo la nostra lunga percorrenza verso la fine del giorno e accumuliamo gli ultimi soldi. Stiamo arrivando alla fine della giornata. Una cosa che non ho capito è che a un certo punto è scomparso il tizio che pulisce, o perlomeno si è focalizzato solo su sta zona qui, ma la zona sporca è là, quindi ne ho preso un altro. Cerchiamo di... Pro mood. No. Boh. No, 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 non buttare fango. Ok, intanto quello di là sta pulendo, perché tanti si lamentano del fatto che è tutto sporco, quindi... E manca anche un posto dove dormire, dove passare il tempo al coperto. Quindi ci piazziamo qua una cosa così, e così la gente può venire a guardare la giostra. La prossima volta, ovviamente, non adesso. Mi sa che andava messa forse al contrario, però vabbè. La signora qui è elegantissima, che si mangia un prosciutto intero. Anche il cavaliere Cedric Ivanhoe che ha vinto. Fans in attesa. Dov'è Pendragon? Alphonse. Ah, sono ancora tutti qua in giro, eh. Goldin Pendragon, pessima figura per lui. Tanto qua c'è tutta le varie statistiche sulle loro persone, con felicità, ubriachezza, la sete, il cibo, il progresso, quindi non abbiamo ancora livellato nulla. Quindi ne parleremo una volta che avremo... Adesso però vorrei prendere Uther di nuovo e vedere se posso potenziargli ulteriormente. No. No, gli tengo quella in still. Vediamo se riesco a potenziare l'altro. Arthur. Artù. Sì. E ti potenzio anche Golding, perché è giusto che anche lui abbia la stessa armatura degli altri. Ok, abbiamo alzato tutti di livello. Quindi adesso è passato dal copper. Rame, l'armatura di rame all'armatura di acciaio. Ora siamo arrivati praticamente alla fine della giornata, attendiamo che arrivi senza altri intoppi. Tra l'altro, il giullare si può farlo, si può impostargli diciamo farlo muovere, oppure stare in una zona e intrattenere, oppure puntare una persona. Io adesso gli ho detto di stare qui e animare qua, di non andare là in fondo che non c'è nessuno. Potremmo anche fargli prendere di mira qualcuno o fargli dare fastidio a qualcuno. Quindi sarebbe molto interessante, poi qualora avessimo un avversario tosto, lo mandiamo a importunarlo in modo da farlo stressare e fargli perdere la giostra. Questo potrebbe essere il gioco nelle fasi più avanzate. Comunque abbiamo messo da parte una buona quantità di soldi. Il nostro giullare con la faccia da maiale è contento. Si becca anche gli applausi di Henry, che non è un cavaliere, però ho preferito che è Cedric Ivanhoe. Ok, dai, siamo arrivati ormai alla fine della giornata. Complete the day. Il carretto è andato via. Se ne andranno via tutti adesso. Ok.
Ho visto molte facce felici oggi che hanno successo. Ha vinto Cedric Ivano. Non lo chiameremo per un'altra volta. Ciao ancora, spero che tutto bene. È bello vederti nuovamente nel castello, non è vero? Comunque, non ascoltare i rumor non è un posto stupido. Comunque, abbiamo un visitatore. Posso presentarti il Baron Black, Barone Black. Sono il consigliere della re. Ok. Mi ha mandato qui contro la mia volontà. Vorrebbe fare un altro torneo che cominci subito. Ma sua regalità... Vabbè, intanto saltiamo la conversation e vediamo a che punto ci porta il gioco. Oddio, ci hanno invitato a fare questo torneo. Benvenuto al castello, a che vista, eh? Cominciamo, abbiamo molte tende da settare per i cavalieri. Ok, ok. Invita 4 cavalieri. Sempre i nostri, possiamo invitare, quindi ovviamente vedete che dal simbolino della testa si capisce che hanno un'armatura diversa. Invitiamo lui, lui e poi lui. E un quarto che mi piace, Ambrosius. Invitiamo anche lui. Perfetto. Ora... Invita due stalle. Ok, l'ultima cosa che voglio vedere prima di concludere è il fatto che ci siano degli edifici in più. C'è quello del banco delle pozioni, il blacksmith che prima non c'era, carpentiere. Abbiamo, vabbè, qui niente di che. Abbiamo le solite cose più o meno. E abbiamo anche l'arena dei combattimenti. Ci manca ancora l'arena, diciamo, dei combattimenti del torneo di tiro con l'arco. Comunque, questa sarà sicuramente un'altra storia, qualora il gioco vi piace e lo volete vedere ancora, non vi resta che farmelo sapere qua sotto nei commenti e lo continueremo magari una sera in live o con un altro video. Per il momento è tutto, lasciatemi il commento qua sotto come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!